tutti, buonasera! Ciao, buonasera, ben arrivati! Sento un po' Washi, c'è anche Superman. Ciao Antonio. Ok, allora siamo al sicuro stasera. Potrei avere cortesemente la mia voce in spia perché non ho ritorno? E poi potrei avere cortesemente, ma parlo anche a nome ovviamente di Carmen, un applauso di quelli belli, introduttivi, che danno la carica giusta per incominciare la 24esima edizione. Eccolo. Di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Ben arrivati, Carmen Formenton. Savino Zava. E allora, ben arrivati, ci ritroviamo come ogni anno nella piazza più importante di Rosolina Mare per parlare di diritti umani. Quest'anno, tra l'altro, per festeggiare un compleanno speciale, ovvero i 60 anni di Amnesty International, dell'organizzazione che combatte per i diritti umani con 12 milioni di sostenitori sparsi per il mondo. E noi ogni anno ci ritroviamo qui per cantare i diritti umani, esatto, per parlare di questo tema attraverso la musica. Perché uno dei modi che arriva più direttamente alla gente è proprio la musica. La musica ti colpisce, ti dà un pugno, ti dà uno schiaffo, ti dà una carezza, ma arriva sempre e comunque in qualche maniera. È bello ritrovarci qua, Savino. Sì. È bello rivederci dopo un anno, nonostante tutto. E bello avere la nostra bellissima ruota panoramica, il nostro stupendissimo pubblico. C'è un altro concerto alle nostre spalle, non so se vi arriva la musica, ma c'è un concerto concorrente qui alle nostre spalle, però noi andiamo avanti. Assolutamente, non saranno, saranno altre tre serate da vivere insieme dopo ieri l'apertura, appunto, dedicata tra l'altro al cinema e ad Amnesty. Tre altre serate questa sera, con la prima serata dedicata ai giovani emergenti, quindi saranno tre gli artisti a salire in gara. Poi ci sarà il concerto di Air, domani invece altri cinque emergenti, il concerto di Yo-Yo Mundi e poi il gran finale. Vabbè, gran finale davvero quest'anno, perché oltre alla finale dei nostri emergenti avremo con noi niente po' di meno che i Negramaro, quindi li stiamo aspettando tutti. Fatelo, e siamo fatelo. Davvero orgogliosi di averli su questo palco. Questa domenica sera, mettetevi belli comodi perché ascolteremo tanta bella musica questa sera, abbiamo anche la giuria pronta ovviamente con penna e taccuino per giudicare i nostri artisti, però abbiamo un'apertura anche un po' speciale. Esatto, ogni anno sai che qualcosa cambia, tutto rimane come sempre, ma qualcosa cambia sempre. E quest'anno siamo davvero orgogliosissimi di avere sul palco quelli che saranno probabilmente i musicisti che solcheranno questo palco nei prossimi vent'anni. Lo puoi dire con certezza. Direi proprio di sì. Perché tra l'altro sono una rappresentanza ovviamente dei 100 studenti che hanno partecipato a un progetto bellissimo, di cui ho avuto anche modo di parlarne in diretta a Radio Rai. È un progetto dal titolo Jonathan Livingstone Evolution, 100 ragazzi di una scuola superiore, l'Istituto Superiore Primo Levi di Badia Polesine. E bravi! Ci siete tutti? Professori, alunni, fantastico. Beh, perché è un progetto che ha focalizzato l'attenzione degli studenti proprio su un tema importante, la comprensione, la fruizione, la sensibilizzazione alla musica come strumento di valorizzazione appunto all'amicizia e soprattutto al dialogo interculturale. E alla musica in tutti i sensi, perché non solamente musica ma anche canzoni, ma anche ballo, ma anche ginnastica ritmica, se non ricordo male, quindi davvero un'espressione a tutto tondo. Esatto, e hanno, alla fine del progetto hanno avuto la possibilità di registrare in sala d'incisione dei brani, si sono esibiti a scriverli, li hanno realizzati e questa sera i ragazzi sono con noi, ci presenteranno due brani, tra cui un inedito, perché oltre alle cover hanno scritto una canzone tutta nuova. L'hanno scritta, musicata e registrata. Dal titolo Tutta questa libertà. E allora iniziamo questa 24esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, ma con l'applauso e con l'urlo bello bello della piazza di Rosolina Mare, con i ragazzi del Jonathan Livingstone. Livingstone. My lover's got a humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, should it worship a sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak,
fresh poison each week. I was born sick, I heard them say it. My church offers no absolute. She tells me what should be the bedroom. The only heaven I'll be sent to is where I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be with Buonasera a tutti. Allora, la canzone che vi suoneremo ora si chiama Tutta questa libertà. È un inedito che è stato scritto da me e da un altro paio di ragazzi che sono Francesco Brunelli, Giada Costa, Matteo Mazzego, Damiano Farinazzo e Rimi Ajar. Ora, questa canzone parla, come potrete capire, di libertà, però la libertà vista dal punto di vista di ragazzi delle superiori, quindi che vanno dai 15 ai 19 anni. E abbiamo pensato a cos'è per noi la libertà, guardando anche le nostre passioni e soprattutto a la libertà ora in questo contesto, insomma, come è divisa, diciamo, tra le varie persone. Buon ascolto. Tutta questa libertà la darei a lei, che per andare a lavorare
si sveglia alle 6 e la sera quando torna non sa cosa ha pensato, sa solo che ha vissuto e che non le è bastato. Fatevi sentire, complimenti ragazzi, congratulazioni, bravissimi, cioè ragazzi potremmo dire veramente alle prime armi, i primi suoni, i primi vagiti musicali, artistici, per cui meritano davvero il vostro incoraggiamento, complimenti per aver partecipato al progetto Jonathan Livingston, sono, ricordiamo, gli studenti dell'Istituto Superiore Primo Levi di Badia Polesine, bravi e complimenti. L'ultimo applauso glielo diamo nome per nome, per cui vi dico tutti di fila, voi fate un mega applauso che vale per 6. Quindi Irene, Terry, Sofia, Alice, Michael e Diego. Emozionatissimi prima di salire sul palco, però poi vedi, il palcoscenico fa un effetto terapeutico pazzesco. Come si sta qua sopra? Quanti anni hai? Ah, io ne faccio 17, so che ne dimostro 12, però... Io non ho detto niente, so che non... Guarda, posso dirti, tra qualche anno ti servirà. So, me lo dicono sempre. Adesso, tra qualche anno vedrai come te la porterai bene questa cosa. Io chiamerei a questo punto, perché
e gli studenti, e il corpo docenti ovviamente della scuola. C'è stato un coordinamento e il coordinamento porta la firma anche del nostro direttore artistico Michele Lionello. Eccolo qua, Michele! Eccoci. Eccoci qua. No, io sono veramente super orgoglioso questa sera. Va bene il distanziamento, sera. Però ecco, avviciniamoci, raggiungiamo il centro del palco. Ecco. Era per non coprire i miei alunni. Ecco, allora facciamo, voi mettetevi tutti da una parte, noi ci mettiamo dall'altra, ecco. Ok. No, perché normalmente non salgo all'inizio della prima sera, arriviamo il sabato con quelli che arrivano in finale. Ma come si dice da qualche parte, i figli sono pizze core. Esatto, alcuni sono proprio miei alunni, altri comunque sono della scuola, ci sono altri insegnanti, altri alunni, ex alunni qua presenti per 2 anni. Come associazione Voci per la Libertà, ma soprattutto come Istituto Primo Levi di Badia, abbiamo portato avanti questo importante progetto finanziato dalla SIAE e dal MIBACT, nel progetto appunto per Chi Crea, di promozione della cultura, della musica, dei diritti umani, che abbiamo poi fatto il gran finale il 28 maggio con lo spettacolo legato ai 60 anni proprio di Amnesty. Che poi avete comprato gli strumenti musicali. Assolutamente, ci sono stati dei maestri professionisti che li hanno seguiti durante questi 2 anni, sono andati in studio di registrazione, abbiamo comprato degli strumenti che sono a disposizione della scuola, quindi veramente un progetto che come scuola e come associazione, ecco, andiamo super orgogliosi. Posso dire una cosa? È come quando hai la sensazione che i soldi pubblici ci sono stati spese bene, non so se siete d'accordo o no, Michele? Assolutamente. E abbiamo pensato assieme all'amministrazione comunale, che non sono io in questo caso, però un piccolo dono appunto per il gruppo. Questo è il bouquet di Rosolina Mare, che è un bouquet particolare perché è fatto con il radicchio proprio qua di Rosolina, quindi allo stesso tempo appunto è un fiore, come sono dei fiori i nostri alunni, ma allo stesso tempo ha un contenuto importante che è il radicchio di Chioggia. Quindi complimenti ancora e speriamo nei prossimi anni di proseguire ancora con forza. Bravissimi! Congratulazioni i ragazzi del progetto Jonathan Livingston Evolution. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Non so se avete cenato, ma c'è qualcosa stasera per voi. C'è il radicchio rosso che potete fare come volete, insomma, in padella oppure addentarlo così con un po' di olio e sale al volo. Buona fortuna ragazzi, ancora in bocca al lupo. In bocca al lupo. Allora, facciamo una cosa, Carmen, entriamo nella gara, nel vivo della gara, perché inizia ufficialmente oggi con la prima artista che sta per animare il nostro palcoscenico, ufficialmente la gara della sezione Emergenti. Esatto, come ogni anno, lo ricordo per quelle persone che non ci conoscono ancora, è una gara a tutti gli effetti, in cui c'è una giuria, in cui ci sono dei premi da vincere, e i premi quest'anno sono 4. C'è una giuria molto tecnica che vi elenco velocissimamente. Esperti, giornalisti, colleghi, esatto. Conduttori, musicisti, critici. Di tutto e di più. Io partirei ad elencarli e poi elenco i premi. Quindi la nostra giuria tecnica sarà composta questa sera da Claudio Agostoni di Radio Popolare, Eugenio Arcidiacono di Famiglia Cristiana, Marco Cavalieri di Radio Elettrica, Francesca Cesarotti di Amnesty Italia, Francesca Corbo, scusatemi, viene domani, Nicola Dalla Pasqua di Amnesty International Veneto, Katia Del Savio di Indiana Music Mag, Enrico De Regibus, giornalista e operatore culturale, Daniela Esposito, e consulente di Voci per la Libertà, certo, il nostro ufficio stampa meraviglioso, esatto, Daniela Esposito, ufficio stampa, Roberta Giallo, cantautrice, Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà, Ivan Malfatto, Gazzettino, Gianluca Mura, Radio 41, Mattia Pace, manager musicale, Angelo Pangrazio, giornalista, Duccio Pasqua, Rai Radio 1, Francesco Pozzato di Voci per la Libertà e Marcella Sullo di Rai Radio 1. E allora, io farei un mega applauso, esatto, a questa tutti. Fantastica e adesso, giuria. Scusami, non per campanilismo, però fammi salutare Duccio e Marcella che sono qui, che fanno parte di Rai Radio 1.
e che quest'anno è la nostra radio ufficiale dell'evento, ha seguito e continuerà ancora a seguire. Tra le voci più belle di Radio 1 stasera sono qui appunto Duccio Pasqua e Marcella Sullo. E Savino Zabba. Vabbè, non c'entra niente, no, non potrei dirlo. Che cos'è questo? Che... Oh. Regali, regali, ogni tanto arrivano dei regali qui. Che cos'è questo? È un CD. Ah beh sì, certo, è il CD Jonathan Livingston Evolution, perché, ovviamente, perché esatto, appunto è stato registrato, diciamo, tutto. Vediamo qui la clac, i fan in seconda fila, e voi che siete insegnanti, genitori, amici, parenti, fan, siete già fan club? Siete già fan club, siete, già numero uno, già vi vedo con le fascette, gruppi, sì, ai concerti dei ragazzi di Jonathan Livingston. Allora, ricordiamo i premi, che sono ovviamente il PAI, il premio Amnesty. Esatto, il premio Amnesty International Italia, sezione emergenti. Cioè, sarà poi il premio della critica, che verrà assegnato dalla nostra stupenda giuria, il premio della giuria popolare, in cui siete voi i protagonisti, per cui mi raccomando, da adesso cominciate ad ascoltare i gruppi, stasera, domani sera e poi l'ultima sera, cioè domenica, sarà anche compito vostro votare. E quest'anno si aggiunge anche il premio Noise Symphony Music and in Diffusion, quindi direi che ce n'è un bel po'. Assolutamente sì, così come è importante. Beh, è una bella piazza piena, c'è un sacco di gente, siamo molto contenti di questo. C'è ancora qualche sedia libera, ma forse vogliono stare sì, vicini. Ma per il distanziamento. Noi nel frattempo stiamo temporeggiando, perché insomma diamo la possibilità ai nostri artisti. Di appunto di animare il palcoscenico. Siete pronti praticamente, quindi possiamo cominciare con la presentazione, quasi quasi. Dove andiamo? Andiamo oggi, perché sapete benissimo che il nostro è sempre non ti preoccupare, è sempre un viaggio attraverso l'Italia, perché esatto, i gruppi che partecipano arrivano praticamente da tutta l'Italia, dal nord al sud. Questa volta partiamo dal centro, da Pescara, quindi l'Abruzzo. Esatto. Perché lei è un'artista abruzzese. Esatto, come l'avete vista è un piccolo folletto che si muove dappertutto sul palco, e quando chiediamo una definizione di lei ci dicono è eccentrica, è spregiudicata, è viva, si muove, corre. È un'artista. È un'artista sostanzialmente. Ha esordito nel 2013, ricordiamo, si è sempre espressa con la sua chitarra, molto spesso appunto concerti unplugged, chitarra e voce. Questa sera con la sua band. Esatto, ricordiamo che ha un percorso importante artistico, si è esibita per esempio a fianco di artisti come Eugenio Finardi, Modena City Rambles, Marina Rey, Coez, Le Luci della Centrale Elettrica, insomma un bel percorso. Ha corso davvero tanto per tutta l'Italia, ma anche per l'Europa, perché si è esibita anche a Berlino in occasione della Giornata della Memoria. Ha cominciato a suonare e non ha ancora smesso. No, speriamo stasera non smetta. E direi ovviamente che è pronta a farlo anche stasera. Allora, lo diciamo anche a beneficio della giuria, saranno tre i brani eseguiti sul palcoscenico, ma la canzone che tratta il tema dei diritti umani in gara è soltanto una, è quella della nostra artista, ha per titolo Siamo sordi davvero, Miriam Ricordi. Ciao. Buonasera a tutti, grazie per essere qui a questa festa di lotta e di libertà. Pronto dottore, vorrei segnalarle un caso di intossicazione del mio sistema. Non godo di stabilità e poi ho dei problemi con la schiena. Ricordo che una settimana fa ho incontrato un tizio che 4 anni fa mi ha detto di studiare legge, e che mia nonna quando avevo 2 o 3 anni mi raccontava di formiche e di elefanti. Ho dei problemi con l'amore, lo riconosco, e mi ricordo che fa male come la cucina con il sale. Thank you.
direttore, pensa mi abbia fatto male questa birra a colazione. Sono le 18, lo so, ma quando ho preso sonno ho guardato ed erano le 8. Davvero strano come fare chi non pensa a lavorare ma godere senza offendere nessuno, chi insegue un sogno come il filo e il palloncino, chi per guarire certi fiori in un giardino. Dottore. Grazie. Questa è la canzone che ci ha permesso di essere qui, per noi è un grande onore. Tutto quello contro cui avevo lottato in infanzia e in adolescenza. Per quale motivo quel maledetto motivetto lo conoscevo tanto bene? In un attimo il mio cervello ha ritenuto opportuno destrutturarlo e farne un inno contro il patriarcato ed una serie di cose che nella vita mi sono state particolarmente poco simpatiche. I doveri familiari mi devastano, come i sanitari che si usano all'estero. Sono qui a contare uno, due, tre, mentre spero di fuggire via da te. Queste vite già precotte un po' mi allarmano, come tutti i miei coetanei che si accasano. Mi ricordano che un giorno morirò, nel frattempo me la spasso ancora un po'. Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai, qui siamo sordi davvero. Urlare qualche mistero fa eco sul serio, ma quando vai? Le condoglianze come stai? Hanno risposte sincere, sono frati fatte per bene di cheto profene. Le famiglie arcobaleno mi spaventano, a un ricchione preferisco un figlio tossico. Sono qui a contare 4, 5, 6, aspettando di fuggire via con lei. I familiari mi devastano, più dei clacson impazziti in mezzo al traffico, come la sirena sull'ultima take, che è suonato come non l'hai fatto mai. Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai, qui siamo sordi davvero. Urlare qualche mistero fa eco sul serio, ma quando vai? Le condoglianze come stai? Hanno risposte sincere. Sono frasi fatte per bene, di chieso profene, na 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 na. Sono già piena di ansie e ancora prendo il caffè. Adesso torno nel letto, così mi scordo di te. I consigli non richiesti un po' mi straziano. Nella coppia vince sempre il cuore insipido. 7, 8, 9, 10, ma che vuoi? L'importante è sempre farti i fatti tuoi. Ma dove vai? Se la banana non ce l'hai, qui
siamo tolti davvero. Urlare qualche mistero fa eco sul serio, ma quando mai le condoglianze come stai hanno risposte sincere? Sono frasi fatte per bene, di che so profene. Come va? Siete caldi? Mi hanno detto che c'è un problema con le zanzare, ma io vi vedo carichissimi, quindi ve le mangiate voi le zanzare. Pensi sia normale questo stato di ubriachezza molesta? Oggi l'alcol fa festa. Penso che ogni volta che ti guardo mi esplode la testa. Che sia logico restare tutto il giorno a parlare nude dentro al tuo letto, le chiavi nella porta e il coinquilino che non riesce a rientrare. Non riesce a rientrare! Noi nude a parlare! Non lo facciamo rientrare! Guardo nella lista delle cose che ho lasciato in sospeso per sfamare il tuo amore. Se mi guardi ancora così potrei scordare il mio nome. Guardo con sospetto tutto quello che non sembra reale, che potrebbe far male. Ma mi togli il fiato e sento ossigeno, non riesco a pensare. Non riesco a pensare! Che potresti trascinarmi nell'abisso. Tutto quel che cerco adesso c'è. L'essenziale per saziarmi è cibo e sesso. Cibo e sesso! Non lo facciamo rientrare! Tu sì che fai male! Matteo Todoro, Valerio Camplone, Luca Ricordi, Miriam Ricordi, grazie a tutti voi, buon proseguimento e viva Amnesty, ciao. Che energia, Miriam Ricordi, prima artista in gara, beh insomma è avuto un ruolo importante, un compito importante. Abbiamo quello aperto di... direi con un bel po' di baccano. Rompere il ghiaccio, beh rock, sano rock and roll che arriva da Pescara, quindi
complimenti e in bocca al lupo ovviamente, perché tra un po' i giudici, i giurati cominceranno a lavorare. Carmen, chiamiamo abbiamo sul palco. Abbiamo degli altri ospiti questa sera. Come da un po' di anni, quasi 10 se non 11 direi, abbiamo Rosolina Mare, questo splendido pezzettino di Italia sul mare che fa parte della nostra provincia, che ci ospita. Esatto, quindi esatto. Io direi di chiamare sul palco questa sera Alessia Zaninello, che ci fa da padrona di casa. Alessia Zaninello, che è assessore alle pari opportunità del comune di Rosolina. Buonasera assessore, insieme all'assessore Andrea Artosi Artax, il nostro fotografo ufficiale, grafico, insomma il creativo di Vuperelle. Lo fate o non lo fate l'applauso? Cioè, ci sono degli ospiti che salgono. Il nostro Andrea Artax, ciao Andrea. L'assessore però... Eccolo. L'assessore, non vedo l'assessore. Lo vado a prendere io? Forse vuole la declinazione di genere. Assessora? No, è parecchio timido. No, è caduto l'amministrazione. No, niente. No, è tutto a posto. Allora Andrea, cominciamo con te, perché tu sei stato autore di un progetto bellissimo che vedrà la luce tra l'altro tra pochi giorni. Ecco, che coinvolge, vi interrompo. Che coinvolge, ecco l'assessore. Sul più bello è andata... lei ha la borsa, poteva anche salire con la borsa, non è un problema. Però intanto ho cominciato a parlare con Andrea del progetto, perché poi vi coinvolge, perché il progetto nasce proprio a Rosolina, che è un murales. Raccontaci Andrea. È un murales fatto con le bombolette spray, come la mia origine, da tanti anni ho iniziato con le bombolette spray, quindi dopo tanto tempo ho ripreso la mano ed è stato con un progetto al quale mi sono affezionato da subito. È una storia che attuale, contemporanea, è la storia di Sonita Alizadeh, che è una ragazza afghana che praticamente è stata cresciuta in un campo profughi in Iran e ha vissuto col fratello, e all'età di 6 anni sua mamma l'ha informata del fatto che sarebbe stata venduta ad un uomo per sposarsi. Lei ha semplicemente detto di no, e dopo 10 anni sua mamma è ritornata alla carica riproponendole questo matrimonio forzato con un uomo molto più grande di lei, e questo quindi a 16 anni, e lei ancora una volta ha avuto il coraggio di dire no, di ribellarsi. E qui ancora il tema delle spose bimbe, un tema molto esatto. Caro a noi di Amnesty, di cui ci occupiamo da molto tempo ormai. Dopodiché ha scritto, diciamo in gran segreto, un testo rap e ha fatto un video su YouTube, e questo video ha avuto un buon successo, e praticamente si è liberata da sola, perché con il successo di questo video è poi cambiata la sua vita. Adesso vive in America e sta studiando legge, tra l'altro. Questa storia nasce da un libro che ho avuto la fortuna di leggere ai miei figli, la storia di piccole ragazze che hanno cambiato il mondo, e quindi mi è rimasta subito forte, perché qualcuno che dice no va sempre ascoltato e va capito il suo motivo. Quindi mi è sembrato corretto fare questo grande omaggio. Quando potremo vedere il murales? È praticamente pronto? Ci sarà però un'inaugurazione allora, ufficiale? Allora, il murales è stato eseguito qualche settimana fa. Sì. E ho ancora la bomboletta sulle vene. E ufficialmente faremo un'inaugurazione più formale durante l'inizio delle scuole, perché il murales è fatto sulle scuole medie di Rosolina Centro, diciamo Rosolina Città, e c'è forte questo fatto che i ragazzi che entreranno in questa scuola hanno la stessa età di questa ragazza, che invece ha questa altra storia molto sarà diversa. Bello raccontarlo ai ragazzi, e qui entra in ballo il comune di Rosolina Mare. Insomma, continuate ancora a sposare temi importanti come quelli di Amnesty International, intanto da 10 anni ormai, certo, quasi appunto, facendovi promotori del nostro evento, e poi non solo, appunto, con eventi come quello di Andrea Artax. Andrea abbia raccontato benissimo, intanto io vi porto i saluti anche del sindaco e di tutta l'amministrazione. È una storia di passione, che però intreccia, credo, la serata giusta, anche questa sera un po' di informale, intreccia la musica, ha intrecciato te con il disegno, ed è nella scuola. Il tema della scuola credo che sia in questo momento un tema forte, e in cui le ragazze, io sono l'assessore alle pari opportunità, credo che le ragazze devono avere gli stessi diritti, e sposarsi a 10 anni non è assolutamente un diritto.
e l'hai raccontata bene, e io sono stata felicissima. E poi, guardate, se avete l'occasione, il 4 di agosto noi faremo una camminata rosa, all'interno della settimana rosa, perché purtroppo durante la pandemia il mese di marzo è andato un po' così. Ma allora possiamo partecipare anche noi maschietti? Certo, ecco. Certo, tutti. Siete invitati tutti e vedrete questa bellissima opera. E già da questi giorni in paese tutti ne sono veramente complimenti, orgogliosi. Ed è appunto nella scuola, che è il nostro futuro, i ragazzi sono il nostro futuro, e una società senza donne vorrebbe dire una società che non esiste. E in questa settimana, che va dal 2 a ci saranno 3 serate, il 4 appunto è quella dedicata al murales, e poi una camminata all'interno di una nostra duna fossile con la guida, perciò ci sarà anche un momento molto di natura che lega molto il fatto di essere persone, di avere i nostri diritti, ma anche del nostro rispetto. E poi ci sarà un film il 2 di agosto in piazza, che è Beate, che è un film girato interamente in Polesine, dove ci riconosciamo una storia di donne che sfida con il lavoro, perciò ha ancora diritti. E infine il 6, una serata che anche qua intreccia la musica, perché credo che i diritti e la libertà vanno intrecciati con l'arte. La musica, il disegno e tutto quello che rappresenta l'arte possa essere benissimo rappresentata per dire dei no, e anche per fare conoscere meglio quelli che sono i diritti, certo, che noi abbiamo. Bene, è bene, una quindi serata dedicata alla musica con un gruppo di ragazze nostre, insomma, che si è avuto il coraggio di mettersi insieme e fa una musica un po' particolare, che sono le cantantesse insieme con una maestra di yoga. Bene, bene. Una serata, allora, di poi, meditazione. Se poi avete bisogno, se di informazioni, voglia, c'è, venite a trovarci in paese. C'è l'info point che può sicuramente aggiornarvi. Complimenti al suo assessorato, quello delle pari opportunità, buon lavoro, ci saluti ovviamente l'amministrazione comunale, tanto man mano si alterneranno. Grazie all'assessore Zaninello, e grazie al nostro Andrea Artax. Le foto che vedete sui social, fatelo, sui nostri profili. Grazie Andrea. A proposito, cliccate mi piace sui profili Instagram di Voci per la Libertà, sono tutte opere del nostro Andrea Artax. Grandi, grazie, a presto. A voi. Grazie mille. Buon proseguimento, grazie assessore. Allora, il nostro viaggio continua, Carmen. Esatto, ci spostiamo un po' più a sud però questa volta, facciamo un saltino. Profondo sud. Un salto grande. Da Sicilia a Beggia, soprattutto Palermo. Allora, perché lui è uno dei più importanti rappresentanti del rap italiano e siciliano. Rap oltretutto di denuncia sociale. Si sembra un ragazzino, ma in realtà calca i palchi da davvero tantissimo tempo. Esatto, ha aperto i concerti di Caparezza, ha collaborato con i più grandi del rap italiano. È volato fino in Libano per partecipare a un contest di rapper. Bello, molto bello quel progetto. Lui ha iniziato facendo i centri sociali occupati e poi insomma ormai calca i palcoscenici più importanti. Si occupa da 10 anni di scrittura creativa ed insegna in numerosi laboratori incentrati appunto sul rap, sulla scrittura e in progetti di contrasto alla dispersione scolastica. Ecco che stiamo sempre all'interno dei diritti appunto dei bambini. Esatto, ha vinto anche dei premi importanti, Musica contro le mafie per esempio, anche a casa Sanremo è stato premiato. A proposito di bambini, la canzone che presenterà in gara ha per titolo Bimbi. Lui, signore e signori, è Picciotto! Buonasera a Rosalina a Mare, buonasera e a tutte. Questo è Picciotto, questo è Kid Gamma, e come avete sentito dalla presentazione, prima di essere un rapper io sono un operatore sociale. Mi occupo di progetti di contrasto alla dispersione scolastica, e nel pezzo che ho iscritto al concorso di Voci per la Libertà e che presenterò qui per la prima volta stasera, provo a raccontare una storia realmente accaduta, quella di un tredicenne di un quartiere di Palermo, di Borgo Vecchio, che ho avuto il privilegio di conoscere e col quale lavorare da 10 anni a questa parte, e che purtroppo ha avuto l'incombenza, la possibilità di non scegliere, di incappare nelle maglie della malavita.
Dall'altra parte del mondo, un altro coetaneo, a Kobane, non aveva scelto di fare la guerra, ma è stato costretto in qualche maniera a combatterla per difendere il suo paese. Ora, io credo che la fortuna sia una coordinata geografica, ma il diritto ad essere bimbi dovrebbe essere qualcosa di universale in ogni centimetro del pianeta. Kid Gamma! Yeah, 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 yeah! Ci siamo, Amnesty? Non ho mai pensato fosse facile la felicità, un concetto fragile. Non lo so se sono stato un bimbo anch'io, ma ora chi sono io? Sono la somma della tua indifferenza, sono il prodotto della vostra ricchezza, la sottrazione della nostra innocenza. Ma chissà se superate un esame di coscienza. Nato senza averlo chiesto, diventato grande troppo presto. Ho 13 anni e manco un pelo in petto, qui la prepotenza dà rispetto. E ora che rifletto su di un letto dove il sole mi saluta a stento, ripenso alla notte del mio arresto. La vita chiede il conto e poi mi fotte il resto. Giocare a perdere se vincono i rimorsi, anelli di metallo mi stringono i polsi. Dell'abbandono ne sono la conseguenza, rubavo mentre mi rubavano l'adolescenza. E pensa, educato alla sopravvivenza, emarginati sedotti dalla violenza. Se la strada è dritta, sterza, in direzione anonima, caotica e complessa. Non ho mai pensato fosse facile la felicità, un concetto fragile. E non lo so se sono stato un bimbo anch'io, ma ora chi sono io? Sono la somma della tua indifferenza, la sottrazione della nostra innocenza. Siamo il prodotto della vostra ricchezza, chissà se superate un esame di coscienza. Sono la somma della tua indifferenza, la sottrazione della nostra innocenza. Siamo il prodotto della vostra ricchezza e non l'ho superato un esame di coscienza. Un'altra notte in cui non dormirò, le mani gelano, quante domande che si celano. Diventi grande, i sogni non si avverano, ripensa a genitori che non c'erano. Attraversato mari e terre sconosciute, amori e guerre combattute di caccia umana, la verità l'ho vista in faccia. Arrogiava nelle vene il sangue di Kobane. Più c'ho fame, più so dividere il pane. E ogni volto è come fosse un viaggio, ogni sguardo mi rivela il paesaggio. Il futuro l'ho intravisto in una donna gravida, ma la fortuna è una coordinata geografica. Il profitto miete vittime, ma un diritto non è un favore da chiedere. Mai! Non ho mai pensato fosse facile la felicità, un concetto fragile. E non lo so se sono stato un bimbo anch'io, ma ora chi sono io? Sono la somma della tua indifferenza, la sottrazione della nostra innocenza. Siamo il prodotto della vostra ricchezza, ma chissà se superate un esame di coscienza. Sono la somma della tua indifferenza, la sottrazione della nostra innocenza. Siamo il prodotto della vostra ricchezza, ma non lo superate un esame di coscienza, mai. Grazie a tutti e a tutte. E visto che la performance di stasera si incentra sui bimbi, voglio dedicare la prossima canzone a quello che per me rappresenta il futuro, mia figlia, Manila. Quanti genitori ci sono qui stasera? Alzate le mani. Dai, siamo in tanti. Il presente passa da noi, il futuro dai nostri figli. Dai, è la gamma! Yeah, yeah. Oh. Io non ho mai saputo disegnare. Da piccolo ero bravo, mi importava solo di segnare. Crescendo imparo la bellezza di sentire, l'ebbrezza di una piazza, fare gruppo e di sentire. Non ti darò consigli, non serviranno libri o manuali di istruzioni per crescere figli. Siamo cigni in mezzo al fango, pagine del tempo, noi piccole stelle sul cemento. Luce di primo mattino, tramonti che stanno di vino, da quel momento preciso, cordone reciso, il migliore sorriso, detto per inciso. So cos'è l'amore, so perché va condiviso. E tu
ne sta leggera come quando eri sulle mie spalle. Ora che il peso del futuro cammina con le tue gambe, non lo chiudere il tuo cielo in una stanza. La libertà è donna sotto la tempesta e balla, scalza. E tu balla e non ti fermare, la gente parla, non l'ascoltare. Ci proveranno a farti cadere, abbi fame di giustizia e sete di sapere. Oh, e poi balla e non ti fermare, ci proveranno a farci del male, non riusciranno a farci cadere, abbi fame di giustizia e sete di sapere. Dormi ricordandoti chi sei, sogni non ci lasceranno mai, ricordi ne abbiamo passati guai, fidati di me, fidati di te baby. Soldi che non basteranno mai, i giorni in cui non ti capirai, ma i sogni non ci lasceranno, fidati di me. Pagare o tacere, scappare o morire, è guerra per possedere, bolle di potere, qualcosa da dire. Io torno bambino nelle tue risate, una parte di me nei tuoi errori. Ci diremo cazzate per sentirci migliori. Pace e drammi, forza ed affanni, sarò geloso dei tuoi vent'anni, anime 21 grammi. Prendi a schiaffi la tua vita con una risata e si fiera di te, baby, comunque vada. Dormi ricordandoti chi sei, sogni non ci lasceranno mai, ricordi ne abbiamo passati guai, fidati di me, fidati di te. Soldi che non basteranno mai, e giorni in cui non ti capirai, ma i sogni non ci lasceranno, fidati di me, vale la pena viverla, vale la pena viverla. Kid Gamma, fatemi sentire un applauso a Rosalina! E poi balla e non ti fermare, la gente parla, non l'ascoltare. Ci proveranno a farci cadere, abbi fame di giustizia e sete di sapere. Yo yo yo, un applauso per mio fratello Picciotto, ragazzi! Vero rap palermitano, vero rap della Sicilia. Questo è quello che portiamo in giro per l'Italia. E allora, visto che si tratta di bimbi, con questo pezzo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, che non è mai una cosa scontata. La partecipazione che, visti i tempi, è sempre più fondamentale, nonostante le distanze. Faccio qualche passo indietro. Finora avete ascoltato Picciotto. Vi saluto facendovi ascoltare Christian, che nel frattempo è diventato uomo. Yeah, yeah, yeah. Cosa mi resta dell'infanzia, dell'adolescenza, di tutta quest'ansia della convivenza, perenne frustrazione o delirio d'onnipotenza, e sofferenza il punto di partenza. Primo, bimbo iperattivo, corazza fragile, mi divertivo in piazza, a casa niente favole e non ho mai creduto al lieto fine. Non ero il tipo di bambino allegro e fine, ma un cucciolo d'uomo cresciuto solo con un vuoto sotto l'armatura, un foglio che ammetta la grammatura, il pezzo della mia scrittura, contro ogni paura io facevo i compiti, mio padre debiti ad usura. Sorrisi in una foto sopra la credenza, parlavo già di crisi e di spesa credenza, mia madre non sembrava più la stessa e tentava suicidi. Io sognavo i miei testi suicidi e aleggiava forte una patia apprensiva, il mio cuore palleggiava con la morte in terapia intensiva. Gioca sta partita, corpo e mente, il campo di battaglia è Palermo per sempre. Dove sei nato non lo scegli, i genitori non li scegli, no, no. Ma prima che anche tu ti spegni, chi vuoi essere davvero? Scegli. Se il passato ci tormenta, accade qui e ora. E se il futuro ci spaventa, succede qui e ora. La libertà è nella tua testa, rimane qui e ora. Rimani qui e ora. Rimani qui e ora. E se il passato ci tormenta, accade qui e ora. E se il futuro ci spaventa, succede qui e ora. La libertà è nella tua testa, rimani qui e ora. Rimani qui e ora. Palermo da, Palermo toglie, parti o resti, un minuto dentro la mia testa impazziresti. Cresce e prendi prime botte, prime lotte, prime cotte, prime volte. Muri che parlano coi graffiti di notte, primo rap senza doppie, fighetti e prime donne. Gli amori che provi, gli amici che perdi, mica ci passavamo i pomeriggi a fare i selfie. I primi tattoo, la tipa che ti butta giù, l'altra che ci fai l'amore fino a non averne più. Il primo
uno stronzo che mi ha fatto crescere. Ora che non so più chi sono, so chi non voglio essere. Attacchi di panico, difese immunitarie, arranchi dinamico, strategie precarie. Soldi che mancano, denunce, rinunce, i sogni accarezzati e tutto quello che mi sfugge. Cosa farò da grande? Vabbè, parliamo d'altro. Un falo di domande cliché, di fumo e alcol, puro calore sotto al palco. Il vero amore, dalla sala prove alla sala parto, cado e riparto, il prezzo del mio tempo. Mentre accarezzo il bimbo abbandonato che c'ho dentro, e la mia età che se ne va col vento. Niente è per sempre, sta musica è in eterno. Dove sei nato non lo scegli, non lo scegli. I genitori non li scegli. Ma prima che anche tu ti spegni, chi vuoi essere davvero, scegli. Se il passato ci tormenta, rimani qui ed ora. E se il futuro ci spaventa, succede qui ed ora. La libertà è nella tua testa, rimani qui ed ora. Rimani qui e ora, rimani qui. E se il passato ci tormenta, accade qui e ora. E se il futuro ci spaventa, succede qui e ora. La libertà è nella tua testa, rimani qui e ora. Rimani qui e ora, rimani qui e ora. E se il passato ci tormenta, accade qui e ora. E se il futuro ci spaventa, succede qui e ora. La libertà è nella tua testa, rimani qui e ora. Rimani qui e ora, rimani qui e ora. Grazie di cuore a tutti e a tutte. Con me Kit Gamma. Più forte, ho detto Kit Gamma. Ho detto Picciotto, allora lo faccio pure io a sto punto. Ho detto Picciotto. Ok, ci siamo. Ho detto Patrick Zaki. Siamo qui anche grazie, per lui. Grazie, davvero. Ciao, evviva Palermo, evviva Picciotto, evviva il rap. Grazie, in bocca al lupo ovviamente, buona fortuna. È chiaro che non possiamo troppo sbilanciarci noi, perché no. Qui la giuria è, insomma, ha il compito arduo di giudicare, quindi noi ci... come dire, ci limitiamo a dare un in bocca al lupo, una buona fortuna un po' a tutti nella stessa misura. Chiamiamoli sul palco i nostri amici. Okay. Oh no, volevi ricordare dell'altro? No, volevo ricordare che in realtà noi siamo sul palco e lo saremo nelle prossime due serate. Sì. Però in realtà la giornata di Voci per la Libertà inizia un po' prima, perché inizia alle 18:30 l'orario aperitivo. Certo, come no? Tutte e tre queste sere, quindi questa sera, domani e dopodomani. Se vi va, quando salite dalla spiaggia, vediamo appuntamento dalle 18:30 al Ciringhito, qui sulla spiaggia un po' più avanti. Cosa succede? Domani ci vediamo lì, ok? Domani. D'accordo. Spritz. Che cosa succede? Spritz. Musica e parole. E parole, bravo. E parole, perché ogni sera viene presentato un libro accompagnato con la musica. Oggi quello di Roberta Giallo, per esempio. Oggi quello di Roberta Giallo. Domani sera ce lo facciamo dire da chi sarà il lui. Protagonista. Beh, no, sarà sì. Enrico De Regibus, che è consulente di Voci per la Libertà, ufficio stampa, giornalista, firma autorevole della musica in Italia. Enrico De Regibus insieme a Marcella Sullo, voce di RAI Radio 1, partner ufficiale di Voci per la Libertà. Eccola qua, con tanto di capelli azzurri. Prego, che non ancora non ho capito se è un omaggio alla Lazio o alla Nazionale. Tutte e due, tutte e due. Allora, poi c'è un'altra cosa che volevo dire, questa è una comunicazione di servizio che mi arriva dalla regia, soprattutto per voi che siete lì sul palco, i posti ci sono a sedere, quindi se volete entrate pure, accomodatevi, fate parte della nostra famiglia, quindi unitevi a noi e soprattutto affollate la piazza. Savino, se mi permetti, io vorrei ricordare una cosa, ma giusto una parentesi piccolissima che apro e chiudo. Non dimentichiamoci di stare troppo appiccicati, perché nonostante ce la stiamo facendo, non ce l'abbiamo ancora fatta. Per cui, se siamo davvero troppo appiccicati, un po' di buonsenso, mettiamoci la mascherina e godiamoci il concerto. Esatto, quindi occhio, che succeda nulla. Occhio agli assembramenti, soprattutto se siete lì in piedi sul prato. Detto questo, allora Enrico, partiamo da te. Ormai fai parte della famiglia da molti anni. L'abbiamo detto noi, domani si presenta il tuo libro, quindi tu non hai detto bene, niente. Allora no, facciamo tutto noi. Vi ringrazio. Però si rinnova il nostro diciamo, amore per i diritti umani, Enrico, e ancora una volta insieme sul palco a raccontare. Poi tu hai un compito importante, quello di diffondere il verbo. Sì, beh, è un'esperienza bellissima. Al di là di questo parco. Certo, un'esperienza bellissima ogni anno, un'esperienza che praticamente poi, lo sa benissimo, ma anche tu, parte a ottobre, novembre di ogni anno, perché poi... anzi a settembre già spesso,
quindi Voci per la Libertà non si ferma mai, ogni dura 12 volta. Mesi. Esatto, e ogni, quest'anno poi abbiamo fatto cose molto importanti anche insomma, per Patrizzacchi, molte, insomma, nonostante le restrizioni siamo riusciti, credo, a mettere in piedi una grande, dico siamo perché ormai appunto mi sento parte della famiglia. Poi c'è questa festa finale a Rosolina che è sempre bellissima e poi insomma il riscontro di pubblico lo testimonia, insomma. Allora Marcella, culminerà l'evento di questa 24esima edizione con uno dei gruppi più amati della musica italiana, tra l'altro che seguiremo anche in diretta Facebook, ci sarà la diretta di Rai Radio 1, ci sarà la diretta ovviamente di Amnesty Italia e anche i Negramaro hanno accettato, so che tu li hai intervistati ieri durante la trasmissione con Duccio. Sì, noi abbiamo avuto ospite Giuliano San Giorgi nella puntata di ieri, in prima parte Michele, il direttore artistico, e in seconda parte Giuliano San Giorgi, è stato ospite di Un Giorno da Radio 1 con Duccio Pasqua e ci ha raccontato l'emozione di essere qui domenica, tra l'altro saranno in due, lo sveliamo, spoileriamo, non è ancora detto, sicuramente i Negramaro saranno qui domenica sera, quindi questo è certo. E saranno e porteranno ovviamente la canzone che ha vinto questa edizione dalle mie parti. E poi c'era qualcos'altro che volevo ricordare? Beh, che Radio 1 si vanta di essere media partner di Voci per la Libertà, abbiamo cominciato a parlarne da marzo, poi appunto con Duccio nel nostro programma, tu oggi hai dedicato la diretta di Onda esatto, su Onda esatto, a R, esatto, che sarà esatto, tra che poco poi, sul a proposito Enrico e Marcella, volevo condividere questo pensiero, perché quando Giuliano San Giorgi ha inviato il video a noi di Amnesty per ringraziare di aver ricevuto il premio, era realmente emozionato. Questo vuol dire che è un premio importante, sentito anche dai grandi come Negramaro, che insomma sono abituati ai grandi premi, no? Marcella, Enrico. Beh, fondamentalmente quando un cantautore scrive una canzone guarda il mondo con i suoi occhi, la canzone che ha vinto quest'anno, la canzone dei Negramaro, Dalle mie parti, fa vedere quel tipo di mondo agli occhi di tutti, con gli occhi di tutti, quindi è diventata una canzone collettiva, un messaggio di speranza, di inclusione, che penso che sia la finalità di Voci per la esatto, Libertà. Esatto. Enrico, una parola sui giurati, perché tra gli altri ha anche il ruolo di giurato. Sì, diciamo che quest'anno la giuria è particolarmente nutrita e c'è una folta rappresentanza di Radio 1, fra l'altro, perché c'è anche Duccio Pasqua, come dicevate. Non c'è più nessuna Saxa Rubra, praticamente. Sì, siamo un po' trasferiti. E, insomma, poi adesso non li cito tutti perché sono tanti e non me li ricordo, ma insomma sono prestigiosi. E domenica se ne aggiungono altri. Fra l'altro mi fa piacere anche che c'è una presenza femminile che adesso non so se è il 50%, ma quasi. Insomma, quindi questo ti stimo, visto che molti sono giornalisti, apro e chiudo parentesi, c'è anche da dire che ultimamente nelle nuove leve giornalistiche sono tantissime le donne, in campo di giornaliste musicali dico, sono tantissime le donne, insomma, quindi questo è un bel segnale da tanti punti di vista e Voci per la Libertà recepisce questa nuova ondata proprio avendo una folta rappresentanza anche di donne. Bene. Questo fa molto piacere. Allora vi auguriamo buon lavoro, avrete da lavorare tantissimo. Abbiamo già fatto la promozione, grazie. Duccio Pasqua presenterà appunto il nuovo libro di Enrico De Regi, però dovevamo dire noi giustamente. Grazie, ciao, grazie a tutti, ciao. Grazie Enrico, Marcella. Ma voi dietro, insomma, so che qui nessuno ha pagato il biglietto, per cui è giusto che gli applausi arrivino anche dal loggione, diciamo, dalla galleria, oltre che dalla platea e dalla poltronissime. Dalle super poltronissime. Allora siamo pronti perché siamo anche, arrivati davvero. Vediamo i tecnici. Vediamo, i tecnici sono ovviamente pronti. Tra poco. Siamo arrivati all'ultimo gruppo in gara per questa sera. Ci hanno dato l'ok, possiamo andare? Sì, ci hanno dato l'ok. Scusami, mi ero distratto. Certo, beh, insomma. Eccoci qua, ci spostiamo un pochino? Sì. Allora, ultimo... a proposito di presenza, c'è una nutrita presenza femminile questa sera sul palcoscenico e tra i partecipanti da Voci per la Libertà, sezione emergenti. Sì, non è l'anno in cui ce ne sono di più, ci sono stati degli l'anno anni... Cinque finaliste, tutte donne. Chissà cosa succederà quest'anno, ma intanto andiamo ad ascoltare quello che è l'ultimo concorrente di questa sera. Lei si chiama Olivia XX, come il cromosoma mi ha detto, sì, quindi sì, penso sì, di averlo detto giusto. Lei arriva da Viterbo, quindi dalla Sicilia saliamo un pochino... Nel Lazio, non lontano nel Lazio, da Roma. Esatto.
Olivia XX arriva dalla provincia di Viterbo e mi fa troppo ridere perché nella sua bio si legge questa riga: la sua vita tutto sommato tranquilla. Ah, beh, quindi è già un buon segno, cioè, assolutamente, dire, una buona partenza. Tutto questo però l'ha resa particolarmente sensibile a recepire tutto quello che succede intorno a lei. Esatto, poi ha affinato anche la scrittura partecipando a una delle scuole più importanti in ambito musicale, che è quella di Mogol, il CET, proprio in Umbria, lontano da casa sua. Poi tra l'altro è successa una cosa molto bella, perché Fiorella Mannoia un giorno si è innamorata di una sua canzone e l'ha invitata a cantarla insieme, quindi hanno duettato. È una canzone che, guarda, ritorna sul tema delle spose bambine dal titolo Padroni di Niente, l'hanno interpretata e fa parte del disco nuovo di Fiorella Mannoia. Collabora con tanti artisti importanti, un'altra penna importante che è Giuseppe Anastasi, tra gli autori più prolifici della musica italiana. Qual è il titolo della canzone in gara? Solo una figlia. Olivia XX. Fermalo questo momento, fermalo, che non mi sembra vero che sei qui a riempirmi pancia e cuore, che ci sei davvero. Fermala questa mia bocca, fermala, che parla per ferire. Baciala adesso che dimentica, adesso che sorride. E stiamo bene, sì, lo so. Se stiamo insieme, sì, lo so. Sono così leggera che mi puoi soffiare via come una piuma e ritrovarmi al mare. Ma se poi mi perdi, se non so nuotare, lascia stare il vento e vienimi a salvare, che ho ancora più paura se invece te ne vai. Fermali i miei pensieri, uccidili, che mi voglio fidare di noi due, dei tuoi silenzi liberi di farmi immaginare. Stringimi come sai fare, stringimi che non mi fai più male. Se sei qui vicina quando non ci sei, che non so respirare. E stiamo bene, sì, lo so. Se stiamo insieme, se stiamo insieme, sì, lo so. Sono così leggera che con me si vola, ma se me ne accorgo basta una parola per tornare a terra, per sentirmi sola. Sei così importante che mi fai paura, sì, così leggera che mi puoi soffiare via come una piuma e ritrovarmi al mare. Ma se poi mi perdo, se non so nuotare, lascia stare il vento e vienimi a salvare, vienimi a salvare. E vienimi a salvare. Sono così leggera che con me si vola, ma se me ne accorgo basta una parola per tornare a terra, per sentirmi sola. Sei così importante che mi fai paura, sì, così leggera che mi puoi soffiare via come una piuma e ritrovarmi al mare. Ma se poi mi perdo, se non so nuotare, lascia stare il vento e vienimi a salvare, vienimi a salvare, che ho ancora più paura se invece te ne vai. Grazie. Quel nodo nello stomaco che un marinaio non lo saprebbe fare così bene. E tutte quelle volte che poi ti conviene darci un taglio. Pensieri nella testa vanno come treni, li fermi ma non ci capisci niente.
che prima di dormire vuoi solo dormire, invece pensi sempre, pure stamattina. Ti porti addosso i segni della sera prima, eppure stamattina hai preso la tua dose di serotonina. Ora vuoi stare sola, che non si fa vedere a tutti, la tristezza è nuda e cruda e fa paura, e non si fa vedere a tutti come poi la verità. Eppure ti ricordi quando sorridevi, ma non ricordi poi cos'è successo. E spegni troppe sigarette nei bicchieri e troppo spesso. Ma arriva un giorno, il giorno che non ci speravi, che tocchi il fondo, scavi e non c'è niente. Che ti conosci e riconosci nello specchio, pure a luci spente. Intanto stamattina ti porti addosso i sogni della sera prima, intanto stamattina ti salva la tua dose di serotonina. Ora vuoi stare sola, che non si fa vedere a tutti, la tristezza è nuda e cruda e fa paura, e non si fa vedere, aspetti una carezza fino a che un giorno poi si spezza per davvero la gabbia che t'ha imprigionato il cielo, e ti ritorna il fiato per gridare, andare e ritornare. Ora puoi stare sola, che non si fa vedere a tutti, la tristezza è nuda e cruda. La verità. Grazie. Bene, è arrivato il momento del brano grazie al quale sono qua. E le due canzoni che avete sentito adesso sono due canzoni scritte da una ragazza, e poi prima bambina e poi donna normale, che ha avuto i suoi momenti belli e i suoi momenti brutti, ma si li è scelti e gestiti. E questa è una cosa bellissima nel bene e nel male, che purtroppo non tocca a tutti. Volevo scrivere e portare qui una canzone dove ci fosse un po' di speranza, ma poi ho pensato che la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi c'è sempre chi muore prima. E quindi ho portato una canzone che parla di verità, solo una figlia. Martina ha 10 anni e vuole essere già grande. Nel suo mondo immaginario, pieno come il suo diario, sogna un uomo buono sempre, un futuro da influencer. Nadira ha 10 anni e sa che adesso lei è già grande. Nel suo mondo immaginario vuole scrivere un diario, sogna di saperlo fare e vorrebbe anche viaggiare. Ma è ora di essere una moglie, il sangue tra le gambe, un uomo grande che la spoglierà. Le hanno detto che è normale, che adesso è pronta per l'amore. È così che muore un fiore, che sboccia senza sole, col gelo di una sera che non è primavera. È un bacio che non sveglia, ma che addormenta il cuore di chi è solo una figlia e un figlio non lo vuole.
15 anni e una bambina tra le mani, un piano per fuggire insieme all'alba di domani, gli occhi neri all'orizzonte, dove muoiono le onde. Martina ha 15 anni e suo padre ha troppe mani, sua madre senza pace si fa il segno della croce, e Martina ha gli occhi viola, ma si trucca e corre a scuola. Gioca ad essere una donna, corcia di tre o quattro dita l'orlo della gonna, con troppi battiti nel cuore e nella mano un cellulare. È così che muore un fiore, che sboccia senza sole, col gelo di una sera che non è primavera. È un abbraccio che non scalda, ma che congela il cuore di chi è solo una figlia di un padre che non vuole. L'orizzonte si confonde con le onde, Martina la raggiunge con il fiume che la spinge, dove non si sente niente, dove non fa male niente. Cristian Prato Fiorito, grazie. Olivia XX. E salutiamo l'ultima Bravi. Concorrente in concorso per questa serata. Abbiamo chiuso con la gara, quindi in realtà. Abbiamo chiuso quindi con la gara, quindi gli artisti si possono rilassare un attimo. Ma che giurati si No, i giurati rilassare. Devono cominciare a lavorare adesso. Ah, certo, certo. Vabbè, allora buon lavoro, buon lavoro. Buon lavoro anche ai volontari, agli attivisti di Amnesty, certo, che sono l'anima e il motore. Non abbiamo ancora detto nulla, non li abbiamo ancora ringraziati, però se vi girate lì alla vostra destra, vedete sotto la barca, la vela, vedete che ci sono due banchetti, uno di Amnesty e uno dei volontari di Voci per la Libertà. Lì potete trovare un bel po' di materiale, trovate i CD delle scorse stagioni, l'ultimo CD realizzato della stagione dello scorso anno, il libro per i 20 anni di Voci per la Libertà e tantissime altre informazioni. Soprattutto firmare gli appelli, esatto, firmare gli appelli, esatto. Adesso poi parleremo dei vari appelli interessati, delle campagne, sicuramente questo è un anno importante per Amnesty, come dicevamo prima, che celebra i suoi primi 60 anni di attività. Allora chiamiamo sul palco il, sì, fatelo all'applauso, 60 anni di battaglie. Il presidente di Voci per la Libertà, Giovanni Stefani, e Francesca Cesarotti di Amnesty International Italia. Giovanni Stefani che è presidente di eccoli. Voci per la Libertà e della sezione Rovigo di Amnesty, esatto. E Francesca Cesarotti. E allora, ben arrivati. Ci fanno da sfondo Marta e Martina con il cartellone dei 60 anni di Amnesty. Ma noi li selezioniamo per nome, Marta, Martina, poi ce n'è un'altra ancora di Martina. E certo. I nostri volontari a cui farei veramente un grande applauso, gli attivisti come dicevamo, i volontari che animano le attività di questa organizzazione. Appunto da 60 anni si batte per i diritti umani, 60 anni di attività, un premio Nobel per la pace, insomma il premio. Il grande impegno, mi sto muovendo troppo? Va bene, no, allora no. Ovviamente, ci siamo mossi noi. Ovviamente coniughiamo musica e diritti ricordando anche quest'anno i 20 anni del G8 di Genova e poi un'altra campagna importante a proposito di appelli, la prolungata ancora detenzione del giovane studente dell'Università di Bologna, Patrick Zaki, credo sia stata prolungata di altri 45 giorni. Giovanni, partiamo da te. Il microfono è questo.
Sì, sì, io voglio, poi lascerò la parola appunto a Francesca che rappresenta la sezione italiana di Amnesty International. Io prima di tutto come associazione culturale voglio assolutamente ringraziare l'amministrazione comunale di Rosolina che da 10 anni ci ospita in questa meravigliosa piazza in cui, dove riusciamo a fare questo nostro splendido festival dove riusciamo a lavorare benissimo, per cui veramente grazie mille all'amministrazione. Ringrazio ovviamente il pubblico di Voce per la Libertà, il pubblico di Voce per la Libertà è un pubblico molto attento e noi facciamo della bellissima musica, ma facciamo anche tanti discorsi, lanciamo tanti messaggi e il pubblico ci ascolta, ci segue, per cui grazie mille anche a voi. Io ovviamente ringrazio tutta l'associazione che da giovedì, da ieri sera, quando abbiamo iniziato, fino a domenica sera, che quando chiuderemo qui in Negramaro, è impegnatissima in questi 4 giorni per la riuscita di questo fantastico festival. E ovviamente, ultimo ma non ultimo, ringrazio Amnesty International con la quale da 24 anni collaboriamo per portare avanti le battaglie. Dopo Francesca appunto ci parlerà delle campagne di quest'anno. Io voglio anche dire che a parte il marchetto di Amnesty, che è appunto dove ci sono i libri, le firme e tutto quanto, abbiamo quest'anno le birre artigianali del Capolinea 309, che è una birreria appunto artigianale di Porto Viro, che ha prodotto una birra bionda molto buona solo per noi, per questo festival, per cui vi invito a avvicinarvi al tavolino. Le avranno dato anche un nome, Voci per la Libertà. No, la birra si chiama Donzella, perché lui, per chi non è della zona, insomma è una località qui vicino, a Porto Tollio, che è esatto, un ramo del Po, per cui lui appunto chiama tutte le sue birre come i vari rami del Po. Per cui si chiama Donzella, una birra molto buona, vi invito ad avvicinarvi. Poi abbiamo di fianco al bacchetto di Amnesty, troverete anche il mercatino artigianale di una nostra giovane sostenitrice che si chiama Amanda, il cui ricavato verrà in parte devoluto a Voci per la Libertà. Ha fatto dei bellissimi lavori, sono veramente molto belli, ha fatto delle collane, dei quadri, vi invito ad avvicinarvi, ad acquistarli, e una parte di questo dell'incasso andrà a Voci per la Libertà, quindi grazie anche a Amanda. Grazie anche a tutti voi e buona serata. Giovanni, Francesca, e poi ci sono gli appelli a cui facciamo riferimento, che è un'altra parte importante della nostra attività. Di tanti appelli. Di tanti appelli, tantissimi. In 60 anni ce ne sono stati un sacco di appelli. Abbiamo cominciato con un appello per la libertà ed erano ormai 60 anni fa, è nato per caso, nato da un attacco di rabbia. Un attacco di rabbia perché un senso di frustrazione profonda, leggendo un articolo, un giornale, nasce Amnesty. Quindi Amnesty nasce da un sentimento profondo che ancora continuiamo a provare, che è quello della frustrazione nei confronti delle grandi ingiustizie che accadono tutti i giorni. E Carmen ci parlava dei 20 anni di Genova, eccoci qui, stiamo ancora chiedendo l'introduzione dei codici identificativi per le forze di polizia, perché è importante combattere l'impunità, è importante lavorare insieme con le forze di polizia, significa essere che chi è colpevole paghi e chi non lo è non paghi e che si ricrei il suo lavoro. In realtà è una collaborazione, si ricrei esatto. Il clima di fiducia di cui le organizzazioni non governative, credo anche il paese, abbia bisogno, per cui è importante firmare l'appello, è importante firmare l'appello e ricordare Patrick ogni giorno. Altri 45 giorni, l'appello è lì e continuate a firmarlo. 60 anni, dicevamo, 60 anni di vita, 60 anni passati nella musica. Amnesty è caratterizzata dal rapporto con la musica. Chi si ricorda, pochi, sono io un pochino avanti con l'età, chi si ricorda le manifestazioni in Sudafrica, si ricorda le grandi marce dei bambini e si cantava e si ballava andando avanti, e poi dopo la liberazione di Nelson Mandela era stata caratterizzata da tanta Amnesty e da tanta musica, e Amnesty Italia non ha voluto mai essere da meno, tanta musica, 60 anni e 25 passati qui, 25 l'anno prossimo, ci saremo ancora, no? Noi due certo. Sicuro? Ci saremo sicuramente, 24, no, niente Covid, c'è cioè Giovanni che non vogliamo sentire più, 24 anni insieme parlando di musica, perché è un altro metodo stupendo per cambiare la situazione dei diritti umani, gioire, ballare insieme, lasciar canalizzare tutte le emozioni, abbiamo sentito canzoni bellissime per ora e altre ancora più belle le sentiremo dopo, e canzoni per Amnesty, ma per tutti noi che siamo attivisti per i diritti umani, ma tutti noi, tutti, da tutte le sedie qui fino all'ultima fila. Andate, firmate insieme gli appelli e continuiamo a passare questi 3 giorni insieme, ci saremo, ci contiamo e grazie. Non ha nessun impegno, avvicinatevi, incuriositevi.
alle nostre iniziative. E sì, beh, la musica e Amnesty, però possiamo vantarci di una cosa, che forse Voci per la Libertà è uno dei festival più originali in assoluto, appunto, soprattutto per Amnesty. Anche non credo che ci siano altri festival nel mondo, nelle altre sezioni internazionali, cioè un festival che canta i diritti umani e lo fa appunto attraverso le canzoni, attraverso le opere musicali. Ma un festival come questo, che costruisce progetti educativi, che fa crescere, che fa cambiare, io mi sono emozionata con i Jonathan Livingston, con i ragazzi, perché cambia le cose. E non è un evento di comunicazione, è un progetto che vive ed è un progetto che lotta per i diritti umani e li crea per il futuro. Evviva Amnesty, evviva, grazie! Allora ci siamo, ringraziamo Martina, Marta, Giovanni Stefani, Francesca Cesarotti, grazie, tanto torneremo a parlare della... Oh, bentrovati, allora ci siamo? Ci siamo, fantastico. Sì. Allora, gran finale di questa serata da non perdere, perché adesso arriva una scarica di energia pazzesca. Esatto. Lei ha vinto l'anno scorso. Lei è stata la vincitrice assoluta su questo palco l'anno scorso, dove ci ha portato forza, coraggio... energia davvero allo stato puro, voglia di cambiare il mondo, come cita una sua canzone. Lei tra l'altro è un artista a 360 gradi, perché è una performer, violinista. È un'attrice, è una compositrice, ha collaborato con tanti artisti della musica italiana, cito qualcuna, Teresa De Sio, Donatella Rettore, Franco Battiato, Lucio Dalla, e quindi insomma è davvero veramente grande, davvero forte, una bella carica, un'energia, un carisma unico. Il premio tra l'altro lo scorso anno l'ha dedicato proprio a Patrick Zaki, attivista per i diritti umani in carcere in Egitto, di cui stiamo parlando appunto. Da poco è uscito il singolo Voglio essere felice. Ed è bellissimo pensare che dall'anno scorso, quando lei era su questo palco e cantava Il mondo non cambia mai, qualche mese dopo ha scritto proprio per Voci per la Libertà una canzone che ci dice esattamente l'opposto, che il mondo può cambiare, ed è quello che da 60 anni Amnesty cerca di fare, ed è quello che noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti. Esatto, allora il concerto conclusivo di questa serata, che vivremo tutti quanti insieme, per Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty questa sera, con l'applauso di Rosolina Mare, con noi Hair!
grazie. Esattamente un anno fa ero qui a raccontare la mia vita in una canzone. Per me, lo ripeto ancora una volta, è stata una doppia vittoria, perché nel momento in cui si riesce a raccontare la propria vita, le proprie difficoltà e farne canzone per i diritti umani, sinceramente per me è la più grande vittoria. Altro che contest come Sanremo e tanti altri. Io sono onorata di rendere utile socialmente la mia musica. Da un po' di anni abbiamo sentito la minaccia dello sdoganamento del razzismo. Il razzismo non va mai sdoganato, va sempre combattuto. Ecco perché a slogan razzisti come "io con quelli come me" e "tu con quelli come te", io ho risposto esattamente dicendo il contrario. Io con quelli come te, tu con quelli come me. Perché le cose che più combattiamo sono poi quelle che vanno lontano. Quelle che vengono da un altro mondo. Meravigliose se non le nascondo, se non le offendo. Sono nel vento. Vengono tutte dal mare e dal vento. Il coraggio di una vita estrema, o la lotta di chi ancora trema, avendo solo un risultato, magari crepa, magari resta un po' deluso, magari resta nel silenzio, e la paura è un fallimento, nella piramide del mondo che ci sta sotto, che ci sta dentro, non è contento. Io con quelli come me, tu con quelli come te, loro con quelli come voi, il mondo non cambia mai. Io con quelli come me, non cambia mai, il mondo 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 non cambia mai, 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 mai. Io con quelli come me, tu con quelli come te, pensi di essere piaciuto? Sbagli, qualcuno che ti contraddice, tagli. Siamo tutti un po' lo specchio, magari quello, magari è solo che non sei perfetto. Quando i nemici sono gli altri, quando ti rubano le cose più importanti, la dignità, normalità, la tua nazionalità. Per questo dico, io con quelli come me, tu con quelli come te, loro con quelli come voi, il mondo non cambia mai, mai, mai. Io con quelli come me, il mondo non cambia mai, 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 mai, mai. Ma se tu non cambierai, se tu non ci arriverai, il mondo non cambia mai. Questo brano l'anno scorso ha vinto la sezione emergenti, qui, Voci per la Libertà. Essere se stessi e ricercare se stessi per forza di cose significa rappresentare per la gente qualcosa, se ci si espone è normale. E molto spesso mi è capitato di rappresentare per molti il bene
e per molti il male. Per i miei genitori io sono stata assolutamente il bene. Per molta gente le mie scelte hanno rappresentato il male. Al di là di tutto, io comunque ho realizzato di essere felicemente, semplicemente, nel mio sogno. Problemi di regia, ma a questo punto, visto che sono musicista, a questo punto faccio un bel intro in la minore, così, giusto per allietarvi. Del mio destino, solo adesso piango, solo dai sorrido, solo ciò che non mi pare, solo il bene, solo il male, solo nel mio sogno, sono ciò che più fa bene alla mia gioia animale, sono il vento, sono il male, sono nel mio sogno, troppo bene ci so stare, resterò qui a volare. Cancellata dalla storia, dopo adesso faccio finta di morire, le 8 vite non mi sono bastate per capire ciò che sono ancora, è un errore di giudizio assai normale, quando a volte l'autostima prende fuori, è un dolore disumano, c'è nel posto un'euforia drammatica, sempre contraddetta da me stessa sono stata, la vendetta del mio sogno, da qui c'è il non può tornare, sono il bene, sono il male, sono nel mio sogno, fa bene alla mia vita anormale. Sono il vento, sono il mare, sono nel mio sogno, troppo bene ci so stare, resterò qui a volare e non guardare giù, no 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 no, resterò qui a volare e non guardare giù, no 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 no, resterò qui a volare. Sempre contraddetta da me stessa sono stata, la vendetta del mio sogno, da qui certo non saprò tornare, sono bene e male, sono solo quel che sono, sono quanto più di meglio, la mia vita da sognare.
Grazie. Mai come adesso, viviamo in una società piramidale. E dopo questa grandissima crisi, chi sta bene sta forse anche meglio, chi stava così così forse sta peggio. E tutto questo geometricamente, senza ombra di dubbio, è espresso nelle nostre città, scolpito sulle nostre città. Chi sta in centro non vive magari il degrado. Chi sta quasi al centro, qualche problema. Chi sta in periferia ha un po' di problemi. E chi sta nelle periferie delle periferie delle periferie? Ebbene, lì ragazzi, la legge la si fa per proprio conto. Perché l'assenza dello Stato è totale, la rassegnazione, l'indifferenza è il più grande pericolo. Io sono di origine pugliese, ma vivo da molti anni in una città meravigliosa, capace sempre e comunque di risorgere da ogni battaglia, da ogni saccheggio. E questa città risponde al nome di Roma, Roma, Roma. Come ragazzini senza fasolini, in questa dolce vita morta con Fellini, con lo sguardo trucido dei lividi, chi non ha più sogni non ha limiti, e copriamo bene le ferite del passato, ecco un altro giorno e tutto già dimenticato, in una scommessa che ti vuole già finita, la tua grande bellezza, la tua grande partita. Io non voglio vivere una vita trascinandomi, e poi cadere a pezzi sulla terra degli sbagli, condannarti e chi vuole salvarti, come le migliori quadrature dei maestri, voglio un primo piano scritto solo sui difetti, le ferite aperte che si urlano tra i denti, porci indifferenti. Roma, 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 Roma. Come nelle guerre, porto incise le medaglie sulla pelle, e con i meriti che il tempo ti darà, ecco un'altra Roma e chi ci crederà. SPQR t'hanno già dimenticato, SPQ ruba, no, non sei più sul mercato, ma la tua vacca è grassa e fa fatica a dimagrire, ecco un colpo in canna, siamo pronti già a morire. Io non voglio vivere una vita trascinandomi, e poi cadere a pezzi sulla terra degli sbagli, tra l'indifferenza di chi vuole contentarsi e chi vuole salvarti, come le migliori quadrature dei maestri, voglio un primo piano stretto solo sui difetti, le ferite aperte che mi urlano tra i denti, porci indifferenti. Pensi di resistere una vita trascinandoti, vuoi davvero essere la terra degli sbagli, tra l'indifferenza di chi vuole condannarti e chi vuole salvarti, con le migliori cadature dei maestri, voglio primo piano sento solo sui difetti, le ferite aperte che mi urlano nei denti, porci indifferenti. Grazie, affinché qualsiasi periferia diventi il centro dell'uomo.
e il 17 di maggio, il giorno mondiale, la giornata mondiale contro l'omotransfobia, è uscito questo mio singolo, Voglio essere felice, per la Giuseppa, che è la mia etichetta. È una canzone che ho scritto col cuore perché è nata da un momento molto difficile della mia esistenza. Era una lettera da Dio. Io a 17 anni ho tentato il suicidio perché non andavo d'accordo col mio corpo. E però dopo un po' di anni ho ritrovato questa lettera e l'ho fatta diventare invece un inno alla vita. Perché voler essere felice significa dichiarare guerra ai problemi, riuscire in qualche modo a trovare sempre un'arma in più per affrontarli, non identificandosi mai con il vittimismo. Ecco perché dico a tutti voi che voglio essere felice. Ora voglio essere felice ed amarmi veramente, sorvolare sulle cose finalmente. Così è che guardo il mondo senza mai prendere ancora fiato. Non ricordo esattamente neanche come l'ho lasciato quando sono andata via da te. Ed ho preso a calci la tua tenda e resta. Così è che fa l'amore quando muore tutto ciò che dà. Quelle che non ho mai dato. Sotto la mia stella che mi dice che dal mondo voglio essere felice, non dimentico mai il buio che mi uccise. Le ho sfidato pure il mio sole assente, perché gioco coraggiosamente, ma ogni guerra l'ho inventata per cambiare la mia strada. Quante volte mi sono persa e ritrovata. La società occidentale ci ha insegnato una cosa molto crudele, cioè quella di dover vincere a tutti i costi. E chi non si identifica in una vittoria, in una riuscita rispetto al proprio obiettivo, è un perdente. E non ha scampo, innanzitutto nei confronti di se stesso. Questo mi è capitato proprio di persona,
come penso ognuno di noi. Ecco perché ho scritto questo brano, che cerca di spostare l'asse e fare della sconfitta un'arma per migliorare e per essere nuove persone. Per tutti voi, tentativo Zen. Grazie, grazie mille. Ora vi canto una cover, una canzone che per me è uno slogan. È importante che ciascuno di noi in qualche modo si identifichi con i propri sogni. Ecco perché per voi questa sera canto Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics. Everybody's looking for something.
Grazie. Vorrei invitare i miei colleghi sul palco. Oltre che con la musica, ho campato, è il caso di dire, con il teatro. Per molti anni sono stata un'attrice, una performer, una musicista, compositrice di uno spettacolo fortunatissimo che si chiama Dignità Autonome di Prostituzione. Oddio, che cos'è questo titolo? È un bordello dell'arte. Al posto di regalare sesso, noi attori e artisti regaliamo un monologo, una canzone, qualsiasi cosa che possa far riflettere sul tema dell'arte e delle sovvenzioni, perché no, rispetto all'arte, che forse è la qualità italiana migliore, più riconosciuta a livello mondiale. Appunto per questo, come succedeva nei bordelli dell'epoca, bisognava in qualche modo intrattenere il pubblico. Per questo ho scritto questo brano pensando ad una prostituta
magari dei primi anni del Novecento, imprigionata in un bordello, innamorata per giunta di un uomo che forse non l'amerà mai. Prego, maestro. Penso quante volte nel silenzio ancora io ti sto cercando. Tutto l'universo che tu m'hai negato ora sta scoppiando. Faccia la sua strada questo fiume in piena che sta trascinando. Tutte le parole, le carezze, le certezze, le ha desiderate solo per un po'. Che vita è senza di te? Cerco l'amore che non c'è in chi verrà dopo di te. Che vita è? So che è lo stesso anche per te. Mi inseguirai per sempre nel resto del mondo. Penso al nostro amore che da troppo tempo stai dimenticando. Su un tappeto ardente di ricordi forse già mi stai chiamando. Faccia la sua strada questo triste amore che ci sta consumando. Oh, tutte le parole, le carezze, le certezze, le desiderate solo per un po'. Che vita senza di te, cerco l'amore e non ce n'è, c'è solo il freddo accanto a me. Che vita è, so che è lo stesso anche per te, mi chiedo perché, perché. Mi inseguirai per sempre, nel resto del mondo. Ma se ti guardo non sei tu, non sei più tu. Questo silenzio non sei tu, non sei più tu. Che vita è se non sei tu, non sei più tu. Che vita è se non sei tu, non sei più tu. Thank you.
Grazie. Esattamente un anno fa, quando vinsi Voce per la Libertà, una canzone per Amnesty, ho dedicato il mio brano a Patrick Zaki, a tutt'oggi Patrick Zaki è ancora in carcere. A tutt'oggi purtroppo Patrick Zaki è un simbolo, perché ci sono tantissimi Patrick Zaki rinchiusi in un carcere, semplicemente per aver respirato il clima di libertà, di diritti. Noi in Italia siamo sicuramente più fortunati, perché la possiamo pensare in maniera diversa l'uno dall'altro, ma non per questo rischiamo la galera. La democrazia, purtroppo, in alcuni posti dove vige il regime dittatoriale, non porta bene a queste vittime. Patrick Zaki è uno studente dell'Università di Bologna, è tornato al Cairo e a tutt'oggi è sotto tortura ed è in carcere. Non conosciamo bene esattamente le sue condizioni fisiche. C'è tanta gente che è morta nell'ombra e nessuno sa nulla. Noi possiamo dire, allora la cosa fino a che punto mi può interessare? Ebbene, vorrei invitarvi invece a riflettere sul fatto che magari anche il commercio, magari anche l'alimentazione viene costruita su un regime terribile, piramidale, dove la manodopera viene sfruttata, dove tanta gente non ha più dignità. Ecco, il mio invito invece è quello di farvi riflettere, è quello di farvi capire che la libertà dell'altro è forse anche la nostra. Appunto per questo, dopo il premio che ho avuto l'anno scorso, Amnesty International, la Giuseppe, la mia etichetta, mi ha prodotto questo brano che parla proprio di questa responsabilità, perché è bello poter vivere tutti quanti in un clima di uguali opportunità, uguali diritti. E questo è un dovere che dobbiamo avere tutti noi ogni giorno come una preghiera. Per questo non è più il mio, il tuo mondo, ma il nostro mondo. Fieri di fare al mondo quello che ci renderà migliori, e non saremo soli, liberi per davvero di riflettere sulle cose importanti, quelle che vanno avanti con me, con te. Hai qualcosa di importante da gridare al mondo, la bellezza di uno sguardo fiero in un secondo, lo stupore per la fine di qualcosa, una nuvola rosa. Hai qualcosa di giusto da diffondere nel mondo, una carezza, un gesto, la gioia di un ritorno, per poi ripartire, oppure restare. Hai qualcosa di grande da inseguire in fondo, la dignità di un uomo che appartiene al mondo, al nostro mondo, al nostro mondo. Alza i tuoi occhi al mondo e amalo, tu fallo senza interruzione, con tutta l'intenzione. Guardati una volta intorno e fermati. Senti questo rumore fatto da mille persone come te, come me. Hai qualcosa di importante da gridare al mondo, di uno sguardo fiero in un secondo, lo stupore per la fine di qualcosa, cambiare ancora la storia. Hai qualcosa di giusto da spiegare al mondo, la libertà di essere fieri in questo punto, per poi ripartire, oppure restare. Hai qualcosa di grande da inseguire in fondo, la dignità di un uomo che appartiene al
Che grande energia questa sera per chiudere la prima serata di Voci per la Libertà. Her! Grazie, 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 veramente una bella, bella energia pura. Wow, che emozione, ritrovarsi improvvisamente dopo un anno, aspetta, dove vai? Ritrovarsi dove improvvisamente vai? Dopo un anno a vincere, sì, Voci per la Libertà e poi appunto a suonare per noi in qualità di big, possiamo dirlo. Her, con noi, che bello dal vivo a Rosolina Mare per chiudere questa prima serata, allora. Chiamiamo sul Carmen. Palco una... Vieni, un vieni, dove vai, dove vai? Non lasciare, tu rimani con noi. Con noi. No, ti avvisiamo noi in tempo reale, anche perché abbiamo un omaggio da offrirti, in realtà non proprio noi, insomma c'è l'amministrazione comunale di Rosolina, in questo caso la Proloco, rappresentata dal presidente Michele Grossato, che è qui con noi, con un regalo che potrai portare con te domani in treno. Come sei arrivato? Vabbè, con la macchina. Eccomi qua, buonasera. Ecco qua, buonasera Michele Grossato. Bravissima, bravissima. E tra l'altro questo palco ha proprio portato fortuna ad Er, perché la ritroviamo quest'anno da campione, l'abbiamo vista dappertutto sulle TV. Complimenti, veramente. Sono contento che Rosolina sia stato un bel battesimo per la tua carriera. E noi, come di tradizione, facciamo questo omaggio, che è un omaggio particolare, un po', esatto, che siamo un po' storti, è un bouquet commestibile, perché all'interno, nel cuore, c'è un radicchio, varietà Chioggia, che viene prodotta negli orti qui di Rosolina. Perciò puoi portare a casa il ricordo anche di Rosolina e del Delta del Po. È bellissimo, grazie, grazie mille. Un territorio che riesce a riscattarsi, malgrado la pandemia, malgrado le grandi difficoltà che lo stesso commercio ha vissuto, io lo so perché ho avuto un compagno veneto e purtroppo anche qui gli imprenditori se la sono vista molto molto male. C'è stato un suicidio in famiglia, me lo ricordo, perciò mi raccomando, resistiamo, ma non dimentichiamo i diritti umani. Grazie a tutti. Sempre. Grazie, brava, grazie. Grazie. Noi ringraziamo ovviamente la Proloco, l'amministrazione comunale di Rosolina, so che state preparando un'edizione particolare, perché ci sono due date da celebrare quest'anno, i 60 anni di Amnesty, sì. Ma c'è qualcuno che compie gli anni, però lo diremo più avanti. Magari più avanti in un'altra c'è qualcuno occasione. Che fa il giro di boa, come si dice. Perciò... No, vabbè, è più importante il compleanno di Amnesty. Esatto. Tra l'altro io non l'ho mai festeggiato, non vedo perché e soprattutto festeggiarlo i diritti, proprio quest'anno. I diritti che non vanno mai in vacanza, lo diciamo sempre, la nostra località da ormai 10 anni accogliamo il festival. Ed è bello che una località di vacanza, di svago, pensiamo anche alle persone che sono meno fortunate di noi, tipo il nostro amico Zachi, che io non voglio pensare all'Egitto, però è giusto che tutti ci pensiamo, perché la situazione è veramente una cosa assurda, allucinante. Grazie, grazie mille, grazie Michele, grazie Grossato, Michele. La Proloco, grazie a Er, evviva, che ha chiuso la nostra prima serata. Noi intanto nel ricordare gli appuntamenti di domani, esatto, vi ricordo innanzitutto che al banchetto potete trovare, per chi non ha assistito oggi alla presentazione del libro, il libro di Roberta Giallo, Web Love Story, eccolo qui, lo trovate lì al banchetto, assieme a quello che è il libro sui 60 anni di Amnesty International. Io direi che diamo l'appuntamento domani. Sì, diamo appuntamento domani, tanto avremo ancora modo di parlare di diritti umani, lo faremo nel corso della serata di domani, quando poi, oltre ai 5 giovani artisti in gara, ci sarà il concerto degli Yo-Yo Mundi e poi domenica con la finalissima della sezione giovani e Inegramaro. E per la cui... premiazione dei vincitori del premio Amnesty Big. Esatto, domani spargete la voce, ci rivediamo qui alle 9 della sera e sarà ancora Voci per la Libertà, una e canzone per chi per vuole Amnesty. Fare l'aperitivo con noi alle 18.30 al Ciringhito con la presentazione, aperitivo tra musica e parole, Francesco De Gregori, i testi, la storia delle canzoni, con l'autore che è anche il nostro stupendissimo ufficio stampa Enrico De Regi, presentato da Duccio Pasqua. Perfetto. Quindi 18.30 al Ciringhito, ore 21 qui. Vi aspettiamo a tutti. Domani, buonanotte, viva Amnesty.